e quindi lo sostiene il pubblico, perché è un giocatore ovviamente importante per l'Umana. Petway marcato da Bramos, il giro di valzer di Petway, mano morbidissima dalla linea di fondo campo, forse non l'ha nemmeno toccato. Sì, esatto, non l'ha neanche più di tanto. Unita l'intenzione di Jamelagis, dall'altra parte Terren Petway, ancora mano morbida per Petway. Ho visto, appunto, abbiamo detto che a volte si può prendere la mano. Il pallone ancora per Pistoia, che ci prova da tre, abbiamo detto non bisogna far accendere Petway. Invece sporcato il suo tiro, ma ce l'ha. Petway prova a penetrare nonostante i tre falli, tiro difficilissimo, grandi applausi per Petway. È quasi impossibile, sì, per me. Serie secondo me importantissima per Battista, perché ha di fronte una squadra che gioca, intanto ancora Petway e obiettivamente malta da parte di Ains. Moore a costruire l'azione per la deflex, la riapertura per Petway, vediamo se si è raffreddato. No, che non si è raffreddato purtroppo in panchina. Tripla anche per Petway. Sì, Fortuni effettua la rimessa Pistoia, Magro prova a servire riuscendoci, Terran Petway, Tonut un po' lo perde, può penetrare dunque a canestro aiutandosi col ferro, Terran Petway più... Lei riguarda il cambio. Giusto, infatti predilige portare, tenere in campo, altra palla recuperata però da Pistoia, la seconda consecutiva, e dunque può comodamente appoggiare in coppia per la deflex. Terran Petway marcato da Peric, vuole penetrare a canestro Terran Petway, stavolta fortuna ma anche cocciutaggine. Terran Petway proprio tanto Battista, raddoppiato da Michele Antonutti, Pistoia riesce a recuperare il pallone. Terran Petway stavolta ottiene il fatto. Babbo quasi quasi comincia a giocare a basket e il basket italiano sicuramente ringrazia. Ottimo gioco a due fra Nathan Butt e Terran Petway, che muove 3 secondi, ma il tiro di Tonut sulla sirena trova solamente il primo ferro, tocca addirittura la retina Michele Antonutti, rischiando che il canestro da 3 punti di Stefano Tonut venga. 5 su 5 da 3 per l'Umana. Questo è uno dei tiri principali e preferiti da Venezia. Dall'altra parte sale a ricevere, finalmente si mette in partita. Si va per Res, decide di attaccare Magro, poi il pallone recuperato rimbalzo da Wood che mette in movimento Terran Petway, parziale di 7 a 0 ora per Pistoia, e questo pallone che fa il giro dell'anello e poi decide di uscire. Pallone recuperato a rimbalzo da Kerafor che vuole subito coinvolgere Petway, va ad attaccare al ferro, è scatenato. Terzo non perfetta contro il tiro, ancora zona a togliere il ritmo all'attacco pistoiese da parte di Venezia. Palla che finisce nell'angolo, subito punita. Sono 6 punti ma sono 5 le palle perse da Battista, con Venezia che è arrivata a quota 16 in questa voce statistica. Senza ritmo Terran Petway con il pallone che arriva nell'angolo, il tiro scoccato da Biggiano, pallone recuperato da Petway che può andare fino in fondo insieme a Stefano Tonut. E soprattutto serenità in questi momenti, veramente sta emanando calma e di aver tutto sotto controllo. Anche Petway però è in controllo, si gira verso il pubblico e di... Thank you.